nel presentare l'enciclica Evangelium Vitae, mi pongo fin dall'inizio nell'ottica complessiva di questa dodicesima edizione della Scuola di Alta Formazione Politica della Fondazione Magna Carta. Il titolo è Dove va l'Occidente? Tenendo anche presente che nella giornata di domani si parlerà di fine dell'umanesimo occidentale. L'enciclica, naturalmente, ha una destinazione universale e non limitata all'Occidente. Individua però le radici dell'attuale minaccia alla vita nella rivendicazione della libertà individuale, in qualcosa quindi che caratterizza soprattutto la cultura occidentale. Non è dunque una forzatura prendere in esame l'enciclica stessa nel contesto dell'Occidente e della sua crisi. La mia prima riflessione tende a evitare un approccio soltanto negativo alla nostra situazione. Il tema della vita nell'attuale società è un diritto. E perciò è in corso una grande lotta contro la pena di morte, lotta faticosa ma ricca di successi. È in atto inoltre uno sforzo ingente, medico, scientifico, economico, per salvaguardare la vita e migliorarne la qualità. Dall'altra parte assistiamo a una crescente assuefazione alla liceità dell'aborto, fino al tentativo di farne un vero e proprio diritto. Viene ampiamente praticato l'aborto eugenetico in conseguenza delle diagnosi prenatali. Gli embrioni vengono sacrificati per uso terapeutico e per la riproduzione artificiale. Inoltre, il fronte di attacco contro la vita oggi si concentra specialmente sul suo versante finale, l'eutanasia, prima negata a parole ma ammessa nei fatti, è ormai spesso rivendicata come diritto di libera scelta. Si fanno strada anche casi di autonomia non, di eutanasia non richiesta. Per gli stati vegetativi, per i malati terminali, perfino per i bambini nati con gravi handicap. Pertanto, l'atteggiamento positivo verso la vita, pur essendo forte e concreto, coesiste con quello negativo e non tende o comunque non riesce a frenarlo o limitarlo. Veniamo adesso all'enciclica di Giovanni Paolo II. L'Evangelium Vitae è stata scritta 22 anni fa, ma nella sostanza sembra scritta oggi, con l'unica variante che oggi la situazione si è appesantita e i rischi allora denunciati si sono largamente realizzati. Nel primo dei suoi quattro capitoli, l'Evangelium Vitae descrive infatti le minacce attuali alla vita umana, che sono quelle a cui ho accennato e che tutti purtroppo conosciamo. Non si limita però a descrivere la situazione, ma ne esamina le cause. La giustificazione base degli attentati alla vita umana è, come ho accennato, la rivendicazione della libertà individuale. Vedi lo slogan degli anni 70. L'utero è mio e lo gestisco io. Oggi, sempre sulla base della libertà individuale, viene affermato il diritto al testamento biologico, nel quale non solo decido io, ma vincolo gli altri, medici compresi, alla mia libera scelta. L'enciclica risponde che esiste un legame inscindibile della libertà con la vita e con la verità. Prima di prendere in esame questo punto chiave, dobbiamo osservare che
che nei casi che riguardano l'inizio della vita, la rivendicazione della libertà individuale in realtà è fuori luogo, perché si decide non di se stessi, ma di un altro, il nascituro, a meno di non pensare che il nascituro stesso sia semplicemente parte del corpo della madre, il che non è sostenibile proprio perché egli ha il suo DNA, un proprio sviluppo e interagisce con la madre, come risulta sempre più chiaramente. L'alternativa sarebbe pensare che il nascituro non sia un essere umano, ma che potrà diventarlo soltanto dopo, cioè dopo la nascita, o dopo la formazione del sistema nervoso, o dopo l'impianto nell'utero, eccetera. In realtà si tratta sempre dello stesso essere che si evolve, come fa, come continua a fare, anche dopo la nascita. La sua continuità, la continuità di questo essere, è accertata come la sua distinzione dalla madre. Non si tratta mai dunque di un, diciamo così, animaletto di specie non umana. Sopprimerlo è sempre, dal concepimento, ossia dalla fecondazione dell'ovulo in poi, sopprimere un essere umano. Perciò l'enciclica non esita a parlare di omicidio e mette in guardia dalle manipolazioni del linguaggio che nascondono la realtà. Chiede invece di avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, in concreto aborto volontario e non asettica interruzione della gravidanza. Ciò premesso, passiamo ai casi nei quali si tratta della vita propria, ad esempio dall'eutanasia voluta da una persona per se stessa, e vediamo se l'appello alla libertà individuale possa giustificare la decisione di rinunciare alla vita. Dico subito che esistono delle circostanze nelle quali rinunciare alla vita è lecito, anzi, può essere una decisione nobile e altamente meritoria. Il caso storicamente più rilevante è l'accettazione della morte in croce da parte di Gesù di Nazareth. Al suo seguito, molti cristiani hanno affrontato il martirio da allora fino ad oggi. Anche a prescindere dalla fede cristiana, si può rinunciare alla vita per salvare e proteggere i nostri fratelli in umanità, oppure per testimoniare le proprie convinzioni. La vita terrena, infatti, non è una realtà assoluta, ma relativa. Non è, dice l'enciclica, una realtà ultima, ma penultima. Tutto concreto non comporta che avremmo il diritto di rinunciare alla vita semplicemente perché non ci piace più. Il motivo di fondo è che la libertà non può essere sganciata, separata dalla realtà del nostro essere. Se va contro questa realtà, va contro se stessa. Si tratta infatti della nostra libertà, cioè di una caratteristica del nostro essere e in particolare della nostra volontà, e quindi andando contro il nostro essere si autodistrugge. Una prima conseguenza è che non può trattarsi di una libertà puramente individuale. Siamo infatti esseri relazionali, incapaci di esistere e di giungere all'esercizio della libertà se non ricevendo agli altri e mettendoci in rapporto con loro, come anche con l'ambiente nel quale viviamo. Perciò la cultura dei diritti soggettivi, se viene assolutizzata, diventa un'illusione, anzi, diciamo pure, una tragica illusione che conduce alla negazione degli altri, dei loro diritti e alla fine anche alla negazione di noi stessi
come avviene appunto nella eutanasia. In tutto ciò si nasconde una profonda contraddizione che è alla base del disagio e della, diciamo, infelicità della nostra epoca, quindi la tendenza a evadere da noi stessi e dalla realtà. Da una parte è grande la rivendicazione della libertà e dei diritti del soggetto, fino a erigere questa libertà a criterio assoluto delle nostre scelte. Dall'altra parte, però, il soggetto è concepito semplicemente come un frutto dell'evoluzione, una particella della natura, come diceva già al Concilio Vaticano II la Gaudium et Spes, che come particella della natura, che come tale non può essere realmente e interiormente libera e responsabile e non può rivendicare alcuna centralità o alcun diritto di fronte alla natura che la ignora e non si cura di lei. Questa contraddizione esplode in maniera drammatica in casi come la morte di un giovane o come una malattia invalidante, che appaiono privi di senso e del tutto inaccettabili. A questo punto l'Evangelium Vitae fa un ulteriore e assai impegnativo passo in avanti per uscire dalla contraddizione e perché la rivendicazione della nostra libertà possa avere un senso. Non è necessario che Dio non ci sia, come molti hanno pensato, perché l'uomo sia libero già che Dio non ci sia, ma al contrario è necessario che Dio ci sia. Infatti, soltanto se all'origine della nostra esistenza non vi è solo una natura inconsapevole, ma anche, e diciamo pure ancor prima, una libertà creatrice, possiamo essere realmente e interiormente liberi. È questa una grande intuizione di Immanuel Kant, ripresa da Schelling, che l'enciclica propone naturalmente in un'ottica diversa. Arriviamo così al fondo del problema. La vita umana è certamente qualcosa che conosciamo e chiamiamo di per sé immediatamente, senza bisogno di ricorrere ad altro, né a Dio né a altre cose. La amiamo in maniera istintiva e la amiamo in maniera razionale. Avvertiamo subito che è un bene decisivo e fondamentale da tutelare e incrementare in noi stessi, ma anche negli altri. In questo senso, la vita è per eccellenza un bene comune. Si pensi al rapporto tra genitori e figli, ma anche alla solidarietà dei corpi sociali nell'aiutare e proteggere la vita dei loro membri. Nello stesso tempo, quando riflettiamo su ciò che rende possibile che una vita umana sia realmente libera e abbia davvero un significato, ci rendiamo conto che non possiamo fare a meno di Dio, e non di un Dio qualsiasi, ma di Dio nostro Creatore, autore e fondamento della nostra vita e della nostra stessa libertà. Perciò, la pretesa di essere noi i padroni della vita e della morte, nostra o addirittura anche degli altri, è sbagliata anzitutto per i motivi che ho già ricordato. La libertà non è qualcosa di isolato e di assoluto, ma può esistere solo in rapporto alla realtà, cioè agli altri e all'ambiente nel quale viviamo. In secondo luogo, si tratta di una pretesa sbagliata perché la nostra vita e la nostra stessa libertà vengono da Dio e sono intrinsecamente in rapporto con Lui, sono legate a Lui e in ultima analisi dipendono da Lui. È infondato perciò trattarle come qualcosa di soltanto nostro, di cui non dovremmo rispondere a nessuno. Dobbiamo risponderne invece, davanti alla realtà che noi siamo, davanti alla società a cui apparteniamo e in ultima analisi davanti a Dio, nostro Creatore.
nel dibattito pubblico, come sapete, non parliamo mai di questo rapporto con Dio. Non ne parliamo per evitare l'accusa di difendere la vita per motivi confessionali, ed è giusto procedere così. Viceversa, in sede di approfondimento come questa, mi sembra doveroso accennare a questo aspetto che getta luce sulle radici ultime della nostra libertà. Chi difende la vita e non è credente può naturalmente non essere d'accordo. La difesa della vita è senz'altro possibile anche a prescindere dal rapporto con Dio. Dobbiamo accennare adesso a una parola che usiamo spesso in riferimento a questi problemi, la parola relativismo, che vuol dire che tutto è relativo ai nostri personali punti di vista. È un atteggiamento oggi molto diffuso, che esclude che una cosa sia in se stessa vera o falsa, giusta o ingiusta, buona o cattiva. Questo atteggiamento viene spesso teorizzato come l'unico giusto e valido, cadendo così in una curiosa contraddizione. Proprio il relativismo sarebbe giusto in sé e non relativo ai nostri punti di vista. Si verifica allora quella che Benedetto XVI ha chiamato la dittatura del relativismo. Su queste basi viene costruito il ben noto argomento: lasciamo ciascuno libero di abortire o di scegliere l'eutanasia, eccetera, mentre al tempo stesso viene escluso il diritto di pensare che l'aborto e l'eutanasia siano un male in se stessi e di agire di conseguenza. Un filosofo cattolico importante come Dario Antiseri ha giustamente messo in guardia dalla negazione del carattere relativo delle nostre conoscenze e delle nostre scelte. Ha detto: guardate che hanno un carattere relativo, e ha citato a proprio sostegno anche parole di Josef Ratzinger. Personalmente sono d'accordo con lui, a patto però di evitare ogni generalizzazione. Come non è vero che la conoscenza umana non sia mai relativa, così non è vero che lo sia sempre o che lo sia sotto ogni profilo. L'espressione dittatura del relativismo è molto felice proprio perché individua esattamente il nostro vero avversario, una contraddittoria assolutizzazione del relativo. Mi permetto ora una considerazione più generale. L'enciclica Evangelium Vitae, nella linea dell'altra enciclica, Veritatis Splendor, che l'ha preceduta di 2 anni e alla quale l'Evangelium Vitae è strettamente legata, dicevo, l'Evangelium Vitae intende affermare e difendere il ruolo fondamentale della verità oggettiva nei nostri comportamenti morali. Va però inserita, come ogni altro pronunciamento della Chiesa, nel contesto complessivo della rivelazione cristiana, della tradizione e del magistero cattolico. In particolare, va messa in rapporto al Concilio Vaticano II e alla sua dichiarazione Dignitatis Humanae sul diritto alla libertà sociale e civile in materia religiosa. Questa dichiarazione Dignitatis Humanae, al numero 7, pone quello che potremmo chiamare un principio di libertà, ossia il principio generale che, cito, nella società va rispettata la consuetudine di una completa libertà, secondo la quale all'uomo va riconosciuta la libertà più ampia possibile e non deve essere limitata se non quando e in quanto è necessario. Fine della citazione. Perciò, non solo la verità oggettiva, ma anche il diritto del soggetto umano alla libertà fa parte a pieno titolo dell'insegnamento della Chiesa. Questo spesso si dimentica. È questa, a mio parere, una cosa della più grande importanza. Infatti,
solo tenendo insieme i due aspetti. Evitiamo da una parte di restare vittime del soggettivismo attualmente dominante che subordina la verità alla libertà, ma anche evitiamo dall'altra parte di ricadere nell'oggettivismo medievale che subordina invece la libertà alla verità. Questa mi sembra la strada da percorrere se vogliamo difendere il diritto alla vita in maniera adeguata alle presenti circostanze storiche, in concreto allo sviluppo attualmente raggiunto dall'autocoscienza dell'umanità. Finora ho riproposto l'insegnamento dell'Evangelium Vitae con argomenti razionali, come raccomanda l'enciclica stessa, che è rivolta a tutti e chiede a tutti attenzione e simpatia per la causa della vita. Ma la medesima enciclica è rivolta, come naturale, in primo luogo ai cattolici, a cominciare dai vescovi, e propone una verità che vale per tutti, ma vale a titolo speciale per i credenti. Nel pubblicarla, Giovanni Paolo II ha inteso compiere un atto del più alto valore dottrinale, massimamente impegnativo per i credenti. È questo infatti il documento del suo pontificato nel quale impegna maggiormente il suo magistero, affermando che il comandamento non uccidere ha un valore assoluto quando si riferisce a persone innocenti. Questa precisazione innocenti è importante in rapporto al problema della legittima difesa, che può condurre lecitamente fino all'uccisione dell'ingiusto aggressore. Ed è importante anche per la questione della pena di morte, che la Chiesa oggi esclude, perché si può difendere la convivenza umana senza ricorrere alla pena di morte, ma non ha sempre escluso nel passato. Secondo l'enciclica Evangelium Vitae, questa inviolabilità assoluta della vita umana innocente è una verità morale insegnata nella Sacra Scrittura, costantemente ritenuta nella tradizione della Chiesa e unanimemente proposta dal suo magistero. Essa è frutto del senso della fede, suscitato e guidato dallo Spirito Santo, che garantisce dall'errore il popolo di Dio quando esprime l'universale suo consenso in materia di fede e di costumi. Pertanto, qui sono parole alla lettera dell'enciclica, pertanto, con l'autorità che Cristo ha conferito a Pietro e ai suoi successori, in comunione con i vescovi della Chiesa Cattolica, confermo che l'uccisione diretta e volontaria di un essere umano innocente è sempre gravemente immorale. Questa formula solenne, che è al numero 57 dell'enciclica, esprime un pronunciamento infallibile e non riformabile. L'espressione uccisione diretta si oppone al caso in cui la morte sia invece effetto indiretto e non voluto né come fine né come mezzo di un'altra azione di per sé lecita. Come ad esempio la morte del feto può essere effetto indiretto di una cura di cui la gestante ha bisogno per non morire e che di per sé non riguarda il feto. Il Papa usa la parola confermo e non la parola dichiaro per sottolineare che si tratta di una verità già prima appartenente al patrimonio della fede cattolica. Poi Giovanni Paolo II applica questa dottrina al caso dell'aborto e dice, cito di nuovo, con l'autorità che Cristo ha conferito a Pietro e ai suoi successori, dichiaro che l'aborto diretto, cioè voluto come fine o come mezzo, costituisce sempre un disordine morale grave in quanto uccisione deliberata di un essere umano innocente, al numero 62. Aveva già premesso,
è già un uomo colui che lo sarà. Questa decisione infallibile e non riformabile riguardo all'aborto, prima dell'Evangelium Vitae, non era stata ancora così esplicitamente formulata come decisione infallibile. Di tutto questo, molti cattolici, anche praticanti, non sembrano purtroppo consapevoli. Sostengono infatti e mettono anche in pratica, riguardo all'aborto, posizioni incompatibili con la fede che professano. Giovanni Paolo II aggiunge che questa valutazione morale dell'aborto vale anche per gli interventi sugli embrioni umani che ne comportino inevitabilmente l'uccisione. È interessante quello che possiamo qualificare come il risvolto interno alla Chiesa intraecclesiale di questo intervento di Giovanni Paolo II. Nell'enciclica precedente Veritatis Splendor, il Papa aveva affermato che esistono verità di ordine morale contenute nella rivelazione divina e che il Magistero della Chiesa può definire in maniera infallibile. Vari teologi cattolici, di parere contrario, avevano obiettato che di fatto non ci sono verità morali su cui il Magistero sia intervenuto in maniera infallibile. La presa di posizione non riformabile delle encicliche Evangelium Vitae riguardo alla inviolabilità della vita umana innocente e in particolare all'aborto risponde in maniera molto concreta a un'obiezione di questo genere, risponde cioè dando un caso concreto in cui si interviene in maniera infallibile. Più avanti, nella medesima enciclica, Giovanni Paolo II conferma, quindi lo uso la parola conferma, in continuità con il Magistero dei suoi predecessori e in comunione con i Vescovi della Chiesa Cattolica, che l'eutanasia, nel suo senso vero e proprio, cioè come un'azione a una omissione, omissione di cura, di alimentazione, eccetera, che di sua natura e nelle intenzioni procura la morte allo scopo di eliminare il dolore, è a sua volta una grave violazione, cito, una grave violazione della legge di Dio, in quanto uccisione deliberata, moralmente inaccettabile, di una persona umana. Questa presa di posizione si differenzia dalle precedenti sull'uccisione di un essere umano innocente sull'aborto, perché non fa riferimento all'autorità che Cristo ha conferito a Pietro e ai suoi successori. Sembra quindi collocarsi a un livello leggermente meno impegnativo. Dall'eutanasia va distinta, come sappiamo, la decisione di rinunciare all'accanimento terapeutico, ossia a interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, perché ormai sproporzionati ai risultati che si potrebbero sperare, o anche perché troppo gravosi per lui e per la sua famiglia. Da notare anche, cosa spesso dimenticata, che, dice l'enciclica, sotto il profilo oggettivo, il suicidio è sempre moralmente inaccettabile come l'omicidio. Sotto il profilo, ripeto, oggettivo, a prescindere dal colpo o meno di colui che si uccide. Poi l'enciclica parla della legislazione civile su queste materie, tema massimamente controverso, e prende anche qui una posizione netta e forte. I valori umani e morali essenziali e nativi, che scaturiscono dalla verità stessa del nostro essere ed esprimono e tutelano la dignità della persona, non possono essere né creati né modificati o distrutti da nessuna maggioranza e da nessuno Stato. Maggioranza e Stato che devono invece riconoscerli, rispettarli, promuoverli. Perciò la legalizzazione dell'aborto e dell'eutanasia non è mai lecita e, come già insegnava Giovanni XXIII nella Pacem in Terris, ogni legge in questo senso
rimane destituita di ogni valore giuridico. L'obiezione di coscienza è quindi un diritto fondamentale. Di fronte a posizioni così chiare e forti, sembrano appartenere a un altro pianeta i comportamenti di molti politici che si ritengono e dichiarano cattolici, senza dubbio sinceramente, ma sono a favore delle leggi per l'aborto e per l'eutanasia. Altrettanto poco consapevoli e convinti appaiono tanti elettori cattolici praticanti, ma quasi indifferenti nelle loro scelte a queste questioni. Si tratta di un problema grave per almeno due aspetti. Un aspetto è quello dello scarso senso di appartenenza ecclesiale, o se volete, il problema di una laicità malintesa, che rivendica una totale autonomia di giudizio morale in senso politica e legislativa. La traduzione in norme di legge di valori umani essenziali passa certamente attraverso l'esercizio della libertà degli elettori e degli eletti, ma se essi sono consapevoli dei contenuti antropologici della loro fede, non possono, senza una grave incoerenza, decidere prescindendo da questi contenuti. Emerge così il secondo aspetto del problema, che è di ordine culturale e più precisamente riguarda i rapporti tra fede e cultura. Troppo spesso la fede non è per noi ciò che dovrebbe essere, un fondamentale criterio di indirizzo e di orientamento per la nostra vita e per le decisioni che la vita sempre richiede. Sono questi criteri di orientamento la dimensione basilare della cultura, che si può ritrovare in un analfabeta non meno che in un intellettuale. Se non cresceremo sotto questo profilo, siamo condannati come cristiani a una crescente irrilevanza, quello diceva prima l'onorevole Roccella, a una crescente irrilevanza o insignificanza, che paralizzerebbe, e diciamo pure spesso già paralizza, le nostre capacità di evangelizzazione, non solo nella sfera politica e non solo sul tema della vita, ma in ogni aspetto e in ogni dimensione della proposta cristiana. Nell'ultimo capitolo, intitolato Per una nuova cultura della vita, l'enciclica si dedica a promuovere la cultura della vita contrapposta alla cultura della morte, che misconosce e tende a sopprimere il valore decisivo della vita stessa. L'Evangelium Vitae fa questo presentando la Chiesa come popolo della vita, mandato come popolo ad annunciare il Vangelo della vita, che è parte integrante dell'annuncio di Gesù Cristo. Passa quindi in rassegna i vari soggetti a cui è affidato il Vangelo della vita, dai vescovi alle varie categorie di laici, nelle loro molteplici articolazioni, volontariato, politici, operatori dei media, eccetera. Chiede in particolare l'enciclica di non temere l'impopolarità e di non scendere a compromessi. Insiste soprattutto sulla famiglia, chiamata santuario della vita, sui compiti della donna e della madre, del padre e sul prendersi cura di tutta la vita e della vita di tutti, perché la vita è un bene indivisibile. Quest'ultima indicazione dell'enciclica prelude chiaramente a ciò che diranno in maniera più esplicita Papa Benedetto e Papa Francesco riguardo alla necessità di tenere insieme l'impegno per la vita e la famiglia e l'impegno per la giustizia sociale e la pace, reagendo alle tendenze purtroppo diffuse a separare e persino a contrapporre questi due impegni. L'enciclica ribadisce inoltre che il Vangelo della vita è per tutti, non solo per i credenti, e che tutti possono capirlo, come tutti sono chiamati a promuovere uno Stato che si chiama umano,
che come tale rispetta la vita. L'Enciclica incoraggia inoltre le realtà organizzate, Movimento per la Vita, Centri di Tutta la Vita, Consultori Familiari, e anche incoraggia iniziative come la Giornata per la Vita. Riconosce infine la sproporzione delle forze in campo, ma pone la propria fiducia in Dio, fonte amico della vita, quindi nella preghiera per la vita. Termino osservando che l'Evangelium Vitae è, sotto molteplici profili, un testo forte. Oggi può apparire fuori dalla realtà, tanto disattesa, come dicevo, nelle idee, nelle scelte e nei comportamenti anche di molti cattolici, non solo in politica. Ma con le sue prese di posizione definitive e non riformabili, questa enciclica impegna per sempre la Chiesa a promuovere e difendere la vita umana e pone la coscienza di ciascuno, credente o non credente, di fronte a istanze difficili da eludere. In particolare la cultura occidentale, nel confronto con questa enciclica, sembra messa davanti a un bivio: o proseguire sulla strada di quello che possiamo chiamare un post-umanesimo, che in realtà è un integrale naturalismo, dove l'eccezione umana, cioè quello che distingue l'uomo da ogni altro vivente, cessa di esistere, oppure invece trarre dalle radici, sia cristiane sia laiche, del proprio umanesimo, la linfa per un suo nuovo sviluppo e per una sua nuova pienezza, dove la centralità dell'uomo non sia alternativa al valore della natura e non sia alternativa alla centralità di Dio. Grazie, ho finito.